Vero e proprio tuttofare. Potrebbe essere soprannominato benissimo così, Stefano D'Egidio, l'esterno offensivo del Castelnuovo che anche quando non segna mette lo zampino vincente. È accaduto anche giovedì pomeriggio contro la temibile San Benedettese, solita sgroppata lungo la fascia e poi assist vincente per Mattia Foglia. Si tratta del decimo assist stagionale tra campionato e Coppa Italia per lui. Domenica prossima contro il già retrocesso Nereto, D'Egidio punta la doppia cifra anche in fase realizzativa per eguagliare lo score dello scorso anno. No, dai, diciamo che ho fatto il mio, era una partita complicata, lo sapevamo, affrontavamo una squadra molto molto forte. Dovevo sacrificarmi e l'ho fatto. Il secondo tempo poi eravamo in 10, mi sono spostato attaccante centrale, ho lottato, ho cercato di fare il massimo e alla fine le cose sono andate per il meglio. Con l'espulsione di Emili, il numero 7 si è posizionato come punto di riferimento offensivo, ma questo non gli ha di certo tolto la voglia di lottare su ogni pallone. La sua versatilità lo sta consacrando come uno dei migliori talenti della categoria e chissà se anche per lui, come per il suo ex compagno Fagioli, ora l'Ancona Matelica, arriverà una chiamata dalla Lega Pro. Con questa vittoria comunque preziosissima, il Castelnuovo accorcia proprio sulla Samb, restando in corsa per la salvezza diretta. Diciamo di sì, dai, perché comunque l'abbiamo approcciata bene, sapevamo che dovevamo partire forte, lo abbiamo fatto, siamo andati sotto, l'abbiamo recuperato con un gran gol di Lorenzo, poi purtroppo c'è stata l'espulsione, ci siamo un attimo guardati e abbiamo detto che comunque dovevamo soffrire, sì, però non dovevamo rinunciare a giocare. Con le ripartenze alla fine siamo riusciti a fare gol e abbiamo saputo soffrire, alla fine i 3 punti credo siano meritati.